di legno di quercia, sono frutto di una terribile alluvione dell'Adda, capitata nell'anno 1976, alla confluenza del fiume Serio nell'Adda. Nel 1976 il Po era in piena e non riceveva più gli affluenti, per cui anche l'Adda non riusciva più a raccogliere i suoi piccoli affluenti, compreso il Serio. Il Serio, non riuscendo ad entrare nell'Adda, iniziò a smuovere il proprio letto, e proprio da quel punto affiorarono queste due piroghe e questo baccello, che in realtà è paradossalmente l'ultimo battello utilizzato dai cavatori di ghiaia del nostro territorio, perché si usava a raccogliere la ghiaia, e il tipo di ghiaia raccolto veniva già in parte setacciato attraverso questi sul battello. Sì, infatti, precisamente. Hanno circa 800 anni, abbiamo adesso in corso esami a carbonio attivo per individuare l'esatta provenienza. Sono due tronchi di rovere scavati, questa è utilizzata sul fiume, questa con molto più piatta e con i due lati più bassi era utilizzata sul lago Giovanni. E questi sono un po' materiali. Ecco, vi porto un esempio, perché questo è significativo. La soprintendenza ci ha sempre consigliato di esporre i materiali in maniera differente. Queste sono delle mazze da fieno. Mazze da fieno cosa significa? Nei nostri cascinali il fieno veniva raccolto, portato sopra le stalle, i fienili enormi, e in inverno tagliato a pezzi per essere utilizzato come cibo al bestiame. Solo che, essendo tutte mazze da fieno ottocentesche, fatte da fabbri differenti, sono fatte tutte a mano e una è diversa dall'altra, per cui è impossibile. La scelta nostra, come fai a metterne lì una e le altre tutte qui insieme? Meglio che siano qui insieme, e ahimè non cominciano a non starci più, perché ci è arrivata un po' di tutto. Questo è originalissimo, difficile capire che cos'è, ve lo spiego. L'aneddoto è particolare. Aprile 1945, cascina del territorio cremasco, tutti gli uomini validi sono in guerra, è rimasto il vecchio agricoltore con la moglie e le due figlie. Improvvisamente sente un rumore strano, vede spuntare dalla strada campestre che porta in cascina un panzer tedesco. Lui nasconde immediatamente le figlie e la moglie sotto il fieno, sul fienile, e come questi scendono, lui si precipita in cantina portando le uniche armi che ha, che sono bottiglioni di vino. dopo una serie di bottiglioni svuotati, questi sistemano il cingolo del carro armato, ripartono con un carro armato molto zigzagante e lasciano lì il crick. Questo la pagheranno cara. Crick che è rimasto per un po' di anni, per qualche decennio, poi sepolto sotto fienile ed è venuto fuori. Allora, guardate questo aspetto. Fino agli anni 50, manifestazioni civili o religiose, le bandiere con attaccato alla bandiera, che cos'era? Chi rappresentava, chi la portava? Cassa rurale di Borgo Licco. Nel Medioevo, ogni piccolo paese, solitamente, quando il paese era piccolo, prendeva il nome del proprietario. Per cui,
abbiamo località che si chiamano Ca del Conte, la famiglia Bolli dal nome Ca dei Bolli, la famiglia Zimani dà il nome a questo villaggio minuscolo che si chiama Ca degli Zimani. Notaio del Cinquecento che andava per la Maggiore, che era, aveva un grosso numero di scrivani, lo scrivano così forse non eccezionale, storpia il nome. Ca degli Zimani diventa Cazzimani, tutto attaccato. Per cui il comune di Cazzimani resta tale fino al 1931, quando il podestà Cazzimani si rivolge al prefetto di Milano e dice: Eccellenza, quando mi chiedono a una riunione di podestà tu di che comune sei, io balbetto, cambiamo nome paese, cambiamo. Mi faccia favore, Borgo Mussolini, no, c'è già Mussolini altrove, Borgo Vittorio. E comune di Cazzimani nel 1931 diventa comune di Borgo Vittorio fino al 25 aprile del 1945, quando l'anziano, non era proprio in voga, no, l'anziano parroco, salendo le scale del municipio per vedere cosa stava succedendo, non trovò più nessuno fuorché l'anziano segretario comunale napoletano, e disse: dottore, cosa c'è da fare? Il parroco, e quello dice: guardi, l'unica cosa immediata da fare che mi si segnala il comando alleato a cambiare subito nome al paese. Dice: ma che nome? Ah, il nostro patrono è San Giovanni Battista, Borgo San Giovanni. E allora immediatamente il podestà cambia subito nome, trasmette il comando alleato in noi, per chi di voi è uscito all'autostrada dal casello di Lodi, il casello di Lodi è in parte in comune di Borgo San Giovanni. Beh, però ci riportiamo subito di là, subito, e poi magari nel ritorno. Sì, sì, no, ma una cosa velocissima. La signorina deve andare via. Una cosa velocissima, beh, qui è tutto materiale. No. Tagliole per lupi, certo. Tagliole per lupi. Cosa sono quelle? Quelle specie di mannaie al centro. Scusi. Queste in alto al centro. Utilizzate dai macellai. Ah, per tagliare le ossa. Le ossa. E quelle con i chiodi che escono al contrario? Questa era per la canapa. Per la canapa? Per la canapa. Per cardare invece. Sì. Tutto la punta di mente. La bottega del ciabattino. Anche qui ben incominciato a raccogliere materiale della religiosità popolare, è arrivato di tutto, ci sono una centinaia, sono centinaia di pezzi. Questo quadro elettrico aggiungevano di volta in volta il pezzo nuovo, se mi piace. Mi piace? Sì. I piatti sono questi, se volete fermare a mangiare. Sì, sì, sono quelli ragazzi stamattina. Cima del mais, del grande paese. Bellissimo. Se te la dico nel danzare a bagno, se no se ne ricorda come è. Sì. Non velocissimo, non velocissimo.
Patrice. San Giuseppe, e questo rispondendo in un diretto mi disse: no, l'era è il nome di Stalin. ma non è finita, non è finita. Il nome Giuseppe scritto in qualche maniera lascia intendere sotto il nome Benito, per cui avevano usato la medesima nata, insomma era cambiato il regime, per cui insomma. Io sopravvivo. Come si costruiscono, come si usavano, è bellissimo.